Accogliamo con un grande applauso uno dei protagonisti di questa mattinata, direttamente da Made in Sud, Pasquale Palma. Grazie mille, facciamo un applauso ad Alessandro, perché Alessandro insieme a tutti quanti voi è il cuore di questa manifestazione. Allora, io sono contentissimo di essere qui questa sera, lo dicevo, cioè questa sera, vai, io tengo fuso orario, ma ci ho citato un'ora e mezzo fa, perché io a questo orario non ho mai visto il sole, sto sempre a dormire, perché noi facciamo tardi la sera, eccetera, eccetera. Però ci tenevo tantissimo questa mattina, perché io di solito a Made in Sud dico una parola che non so se la sapete, tutto a posto, la sapete. E questa cosa deve essere una cosa positiva, deve essere un messaggio che questa mattina avete dato voi a me. Parlavo prima con degli amici che spesso noi nella vita abbiamo piccoli problemi e li facciamo pesare in un modo assurdo. Invece noi dobbiamo imparare, e questa mattina io, in quel poco tempo che sono stato con voi, ho riscoperto e ricapito che a volte basta un sorriso per aggiustare veramente tutto. Io penso che questa manifestazione, come altre manifestazioni, siano importanti, perché noi dobbiamo abbattere il pregiudizio del, tra 3.000 virgolette, disabile, perché è una cosa bruttissima l'approccio proprio che la gente ha verso il disabile. E manifestazioni come queste è come... No, è una cosa vera. Ho letto un po', diciamo, la presentazione del libro di Alessandro e il senso, e mi piace tantissimo proprio il fatto di dare luce, di dare nuovo valore alla disabilità. Prima con Alessandro parlavo che spesso nella vita anche io mi sono sentito disabile, perché siamo tutti disabili, cioè andiamo vicino a una persona che magari ne sa più di te e ti fa pesare il fatto che ne sa più di te, oppure... Io sono di Giugliano, per esempio, di una periferia di Napoli. Parli con una persona che magari ha la puzza sotto il naso ed è di una zona che per lui è superiore, e in quel momento io mi sento disabile perché lui mi fa sentire disabile. Quindi io penso che tutti questi pregiudizi, in un modo o in un altro, bisogna abbatterli, perché alla fine noi siamo tutti quanti umani. Cioè, alla fine c'è solo questo che bisogna dire. Io stamattina, venendo qui, non so perché, ho trovato su internet una cosa che mi ha fatto emozionare, e ho detto: ah, il segno del destino è proprio la mattina giusta per leggerlo. C'era scritto un proverbio cinese su Facebook, e poi tanto stronzato, andò a Facebook, invece stamattina c'è letto una cosa buona. C'era scritto: quando gli occhi sono aperti, il risultato è la vista, quando la mente è aperta, il risultato è la sapienza, ma quando è aperto lo spirito, il risultato è l'amore. Cioè, io penso che questo è il sunto, diciamo, del senso che noi stiamo dando oggi. Io più di questo non posso e non voglio dire, perché sono contentissimo di essere qua, sono emozionato. Io sto tutte le sere su un palco, ma come mi sono emozionato stamattina, non mi emoziono mai, perché il palco comunque ti dà una corazza, cioè tu sei un altro personaggio. Invece io stamattina con voi sono io, e quindi, che non è una bella cosa, voglio, credetemi, essere me stesso non è una bella cosa. Però io ringrazio la Sigmart, ringrazio Alessandro Ferrara, ringrazio tutti voi, perché so che questo evento, è vero che l'ha organizzato, il cuore è stato Alessandro, ma so che questo evento l'avete organizzato voi, quindi un applauso va a voi, cioè l'applauso vero. E poi è bello proprio il senso della sfilata. Io che di sfilata faccio due sfilatine, non mai non mi cadere, ne puoi sapere. Però io sono contento che ci siano eventi del genere, e sono contento che a volte, quando si può fare, noi artisti veniamo qui a dare proprio il nostro contributo. E sono ancora più orgoglioso di fare quello che faccio, perché so che un mio piccolo sketch può dare un sorriso, e questa è la cosa più bella del mondo. Grazie mille, sono contentissimo di essere stato qui. L'amico mio che ci siamo incontrato, Gio Paco, nelle serate salsere, a lui faceva scarpetta solo, perché nella salsa io non posso fare niente. Seguiteci sempre a Made in Sud, noi ritorneremo sicuramente, perché guagliù, noi siamo del Sud, se non ci seguiamo noi, chi ama il Sud segue solo me, di grazie mille, buone cose. E come c'era scritto nel Piccolo Principe, vai giù, bello, puto, caccio piccolo mio, che ne sapevi tu, che ne sapevi? Ma scusate, però era bello. No, c'era una frase scritta che diceva:
non si vede che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Non so ciò che significa, ma è troppo bello. Grazie mille, alla prossima. Viva manifestazioni come queste, grazie ad Alessandro Ferrara e alla Sigma Art, e poi un applauso anche ai miei amici animatori che ci mettono sempre il cuore. Grazie mille, ciao, e un applauso a D'Artagnan, grazie, è stato straordinario, ciao. Benissimo, benissimo. Allora facciamo ancora un applauso a Pasquale Palma, forte l'applauso, facciamo sentire il calore.